Non combatte per impressionare nessuno, non combatte per essere diverso da una rosa, non ne ha bisogno perché è diverso. E nel giardino c'è spazio per ogni fiore. Grazie. Ho preso in prestito queste parole di una scrittrice americana che si chiama Marianne Williamson, perché sono delle parole che raccontano molto bene questo festival, un festival importante, prestigioso, del quale sono felicissima di far parte questa sera come madrina. Perché? Perché ha saputo coniugare arte, cultura e impegno sociale. Insomma, in una parola sola, è un festival diverso. E quindi in bocca al lupo a tutti i giovani che sono in gara e che questa sera appunto saliranno su questo palco come vincitori. Siccome è un festival del film corto, io penso che siate d'accordo sul fatto che io sia stringatissima, quindi non voglio rubare altro tempo e quindi do il via ufficialmente alla 12ª edizione di questo festival internazionale del cinema corto, il Festival dei Tulipani di Seta Nera. Buonasera, buonasera. Buonasera. Buonasera e benvenuti, grazie a Lorella Cuccarini e benvenuti e diamo il via finalmente alla 12ª edizione del Festival Internazionale del Cinema Corto. Tulipani sì, di diamo il via a questa manifestazione che è assolutamente unica e nel suo genere rappresenta una peculiarità per quel che riguarda proprio il panorama del festival legato ai corti. In questi anni è diventato un punto di riferimento, l'Oscar del sociale. Questa sera daremo 4 premi ed è il risultato di un lungo lavoro che viene fatto durante tutto l'anno. La giornata della critica sociale, quella che ci permette poi di raccontare il cinema, anche con la Festa del Cinema di Roma, il Festival del Cinema di Venezia. Un lungo lavoro alla ricerca di chi sa raccontare la diversità. Non cerchiamo soltanto chi ha il talento di raccontarla questa diversità, ma anche chi ci propone una soluzione, quella che noi chiamiamo il sorriso diverso. 4 premi, vi dicevo. Il primo è quello del più votato in rete, perché noi ogni anno selezioniamo dei finalisti. I nostri finalisti li mettiamo in rete su Rai Cinema Channel, il portale che dà la possibilità di conoscere il cinema e il Rai Cinema nel mondo. E lì selezioniamo il più votato. Poi, con la nostra giuria di varietà, una giuria di professionisti del cinema, diamo modo di conoscere i cortometraggi e gli artisti, i protagonisti, i cast, i registi, approfondire i temi all'interno di ogni cortometraggio e quindi scopriremo quello che è stato più amato dalla nostra giuria di varietà. Infine, i 2 vincitori, il nostro migliore esordiente e il miglior corto assoluto. Ma il maestro Vince Tempera ci deve regalare qualcosa. Ci andiamo a vedere il maestro. Ci avviciniamo. Buonasera, maestro, buonasera, buonasera. Il maestro funziona così, tu dici qual è la tua sigla di cartoni animati preferiti e lui la fa. Eh beh, perché lui è un grandissimo compositore. Goldrick, Ufo Robò, Anna dai capelli rossi. Ufo Robò. Maestro, venga. Perfetto, con me. Noi ci vediamo dopo e allora io sto per presentarvi un'attrice straordinaria, un'attrice intensa, brillante, un'attrice che nella sua carriera ha vinto una miriade di premi e ha avuto tantissimi riconoscimenti. È con vivo piacere che invito a salire sul palco Elena Sofia Ricci. Da ben 5 stagioni Elena è protagonista della fiction di grande successo di Rai 1, che Dio ci aiuti, nei panni della strepitosa Suor Angela, ha conquistato i telespettatori italiani. Elena, dunque, hai appena vinto il Davide di Donatello. Io so che il tuo film, L'Oro di Sorrentino, sta avendo grande successo anche all'estero, è vero? Sì, 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 è uscito in parecchi paesi, adesso è uscito da poco in Inghilterra, a giugno uscirà negli Stati Uniti. All'estero è veramente tanto, tanto amato. Insomma, è stato un film meraviglioso. Io sono stata onorata di averlo fatto, è stata un'emozione grande farlo e poi tutto quello che mi ha dato dopo non me lo sarei neanche mai immaginato.
Quando mi chiamarono Francesco Vicario e la Lux per propormi di fare una suora ex galeotta che era stata in galera per rapina a mano armata e concorso in omicidio, cioè impossibile dire di no. Era, diciamo, interessante questo personaggio, si presentava già in maniera interessante, ma mi piacerebbe tornare sul tema della diversità, perché è la protagonista un po' di questa serata, di questo evento, insieme ai giovani a cui auguro tutto il bene possibile. Ma la diversità, ecco, è qualcosa di molto importante, perché noi dobbiamo renderci conto che siamo tutti diversi e l'Italia è un paese così ricco di arte, di cultura, perché si sono incontrate le diversità. Cioè, nel mio corpo scorre sangue sefardita mischiato a quello normanno, mischiato a quello, cioè di tutto. E questa è una cosa bellissima. E solo, quindi non esiste l'italiano puro, cioè una cosa che non esiste, ma tra un po' non esiste più nel mondo, ci stiamo mescolando tutti ed è bellissimo, perché solo quando si incontrano le diversità allora c'è una grande evoluzione culturale, letteraria, storica, artistica. E questo avviene quando ci incontriamo tra diversi e ricordiamoci che siamo tutti meravigliosamente diversi. E allora, per te c'è una sorpresa. Io invito sul palco il direttore marketing Rai, Roberto Nepote. Una motivazione, buonasera. Elena, per te. Buonasera, direttore. Prego. Buonasera a tutti. Attrice intensa, raffinata, poliedrica e carismatica. In virtù del suo indiscutibile talento e di una rigorosa preparazione professionale, ha saputo calzare a pennello, come abiti cuciti su misura, ruoli drammatici ed impegnati, ma anche maschere brillanti e scanzonate. Fuori classe del mondo della settima arte italiana, un'eccellenza del panorama artistico di casa nostra, che saggiamente ha fatto di una pulsante passione per la sperimentazione la sua inconfondibile cifra stilistica. Me lo date poi questo? Te lo lascio. No, perché mi incornisce. Assolutamente, te lo lascio. Premio, è tuo. Grazie, allora. Accidenti, che motivazione, bellissimo. Ed ecco il premio. Grazie. Grazie. Elena, grazie. Sofia Ricci, grazie per a tutti quanti, grazie a voi. Noi, e un omaggio dove floreale. Va con la motivazione? Quella mi sa, la voglio. Del festival, Diego Righini ti vuole fare. Grazie, grazie ancora. Grazie davvero, buona in bocca serata. Al lupo a tutti i giovani, ragazzi, mi raccomando. Se vi serve una signora un po' age, però ancora... ci sono. Elena Sofia Ricci, grazie ancora. Grazie Diego. E allora, la nostra Metis. Stiamo per decretare il primo vincitore e a farlo è la responsabile del canale Rai Cinema Channel, Federica Lo Iacono. Benvenuta Federica. Buonasera Federica. Buonasera, buonasera a tutti. Vi abbiamo raccontato che Rai Cinema Channel è il portale nel quale noi ogni anno mettiamo a disposizione i nostri corti selezionati, diamo la possibilità di far sì che la rete, la democrazia della rete possa darci il vincitore e quindi siamo qui per decretarlo. Pronta Federica? Sì, sono pronta e con 218.623 visualizzazioni vince il premio Rai Cinema Channel il corto Addio Clochard di Michele Livolzi. Prego. Facciamo salire sul palco Michele Livolzi. Eccolo, accogliamolo con un applauso. Complimenti anche per questo straordinario numero di visualizzazioni. Una parola. O è troppo emozionato anche stasera? Perché mi ha vinto
il pubblico ha vinto il sociale e la diversità. Ringrazio chi mi ha sostenuto in questo progetto, l'autore Piero Iuara, l'ho fatto con il cuore e non perché si deve fare tanto per. Hai trattato un tema di grande attualità, complimenti. Grazie. Ancora. Addio Clochard di Michele Livolzi e Marcello Randazzo. Complimenti. Grazie, ancora. Grazie, complimenti. Grazie, grazie, grazie Federica. Federica. Allora, metti, tu ti fidi di me? Disse Aladdin a Jasmine. Sì, di te mi fido. Allora, guardate. Chiudi gli occhi. Chiudo? Va Dammi bene. La mano. Eccola là. Vieni con me. Alessandro D'Auria e Noemi Smorra, complimenti. Complimenti, bravissimi. Vorrei richiamare sul palco il nostro direttore musicale, Vince Tempera, portatore di un riconoscimento che noi ci teniamo a dare per quello che state facendo, per chi ha saputo raccontare l'altra Napoli, una Napoli diversa. E io leggo la motivazione. Ai musicanti va il premio I Tulipani per il toccante omaggio reso alla memoria di un musicante d'eccezione come Pino Daniele, per il generoso tributo reso a una città come Napoli, che ha fatto del rispetto e della valorizzazione delle diversità, di tutte le diversità, nessuna esclusa, uno dei punti di forza della sua storia millenaria. Complimenti e congratulazioni. Grazie, grazie a nome di tutto il grazie, cast. Pino. Che sia un ricordo per voi e per tutto il cast. Grazie ancora, i allora, musicanti. Ci lasciamo sul palco e noi andiamo via. Grazie mille.
Come avete visto, siamo alla ricerca di chi sa raccontare la diversità nel cinema, nella televisione e nella musica. E abbiamo scelto un personaggio che ha vestito personaggi estremamente complessi, multiformi, sempre con grande professionalità e collezionando successi. Grande talento e fascino per il prossimo protagonista, Alessio Boni. Buonasera, buonasera, grazie, buonasera a tutti. Benvenuto Alessio. Sei l'attore al quale tocca sentirsi dire più spesso bello e bravo, come capita alle donne. Come reagisci di fronte a questi appellativi di solito? È sempre delicato parlare di questo tema, la bellezza, la qualità, la passione, perché poi uno magari parte e a volte vieni preso per certi personaggi anche per un fatto estetico. E superare quel fatto estetico e poter far sentire quello che può far vibrare il principe Andrei Bolkonski piuttosto che Heathcliff di Cime Tempestose, piuttosto che un altro personaggio, è tutta un'altra storia. Quindi ti devi completamente dimenticare di quello che sei, di ciò che ti ha creato. Tra l'altro io credo che tutti noi attori, a proposito di diversità, almeno per quanto mi riguarda, ho scelto di fare questo mestiere proprio perché non voglio essere ciò che io sono. Più brutto, più grasso, più magro, non importa, ma che sia qualcosa al di fuori da me, perché altrimenti avrei fatto un altro mestiere. Sono attratto in continuazione dal diverso, ma è bene essere attratti dal diverso e non voler cambiare quel diverso, lasciarlo diverso per quello che è. Allora credo sia un vero arricchimento, altrimenti se tu sei diverso e non la pensi come me, non hai la stessa cultura, non hai la stessa religione, non hai la stessa educazione e ti voglio cambiare, è un egoismo, non è un arricchimento. Però io credo che bisognerebbe tornare a quella meravigliosa ingenuità onirica, onesta dei bambini che hanno il sorriso più bello del mondo perché probabilmente non hanno tanto passato, hanno 2 o 3 anni di passato, non sono ancora entrati nelle vicissitudini della vita. E se tu metti insieme un bambino canadese, africano, tedesco, ebreo, giocano e non hanno bisogno neanche di intendersi e viaggiano. Allora, quando tu vai in Africa, ma non per dire, ma torni e resetti tutto, noi non abbiamo nessun problema. L'Italia è il paese più bello del mondo, non abbiamo nessun problema, ve lo posso garantire. Alessio, accogliamo insieme... A parte Pino Insegno, che va bene. Vabbè, ma quelli sono dettagli. Pregi e difetti del ognuno nostro paese. Abbiamo avuto una storia, lo sai, io e Pino, prima di conoscere Vedi Nina. La diversità? La diversità, perché cosa c'è? Viva la diversità. Vedi? Io sono amante della diversità. E viva il diverso. Io approfitto di questa platea per dire che anch'io sono stanco di essere considerato soltanto un sex symbol per questa nazione. Sono stanco di rappresentare soltanto un corpo da possedere, ma ho anche un cervello. Per cui mi dispiace, dite addio a questo corpo e cominciate ad accettare queste sinapsi nuove, questa vita nuova. Noi non possiamo continuare a vederci così, ai premi. Signori, Alessio Boni, già nel cognome c'era un destino. Pino Insegno, Alessio Boni. Siamo belli al plurale. Pino tornerà fra poco con noi sul palco, ma adesso grande. Vorrei accogliere un'attrice, conduttrice e amica del festival, Irene Ferri. Irene, benvenuta. Ciao. Buonasera. Ciao Irene. Buonasera. Ciao. Allora, vado a leggere la motivazione. Se non è superiore a quella di Elena Sofia Ricci. Allora, ha vestito i panni di personaggi complessi, tormentati e multiformi, trasformando ogni prova d'attore in un'occasione di crescita artistica, umana e personale. Ha messo al servizio di nobili cause umanitarie la sua spiccata sensibilità e in ogni esperienza professionale che l'ha visto protagonista ha palesato straordinarie qualità interpretative. Alessio Boni. È abbastanza sufficiente, dai. Grazie! Di sì, ringraziamo Luigi Migliucci per le nostre motivazioni e diamo ad Alessio Boni. Sì, sì, lo voglio come Elena, lo inquadretto, lo inquadrettiamo insieme. Ecco il riconoscimento da parte del festival. Grazie! Il nostro sorriso diverso, il tulipano... a chi ha saputo raccontare la diversità e continua a essere un simbolo dell'impegno. Grazie sociale. Davvero, un vero piacere. Alessio Boni. Ora è arrivato il momento di mostrarvi un racconto, un contributo davvero speciale per il festival. Diabolica. Infuso.
spegni. Gigi, ma secondo te il momento era sbagliato? Mm? Il momento non era quello giusto? Per fare cosa? Ma che ne so, ogni volta che parlano di noi dicono sempre che il momento era quello sbagliato. Boh. Forse era il posto. Ma che ne so, forse sarà stato il posto, il momento, forse entrambe le cose. Almeno questo è il posto giusto. Ma non mi sembra male come posto, eh. Certo, non è la Grecia. La Grecia è un'altra cosa. Beh. Mamma mia, per una volta che io ti organizziamo una vacanza. Mamma mia. Che casino per andare in Grecia. Immagina se avessimo organizzato un viaggio, che ne so, a Cuba, a Santo Domingo. Che sarebbe successo? Oh, l'ho sempre detto, troppe vacanze fanno male, anche soltanto organizzarle. Invece loro non vanno mai in ferie. Loro... chi? Ah, loro! Ah, no, no, loro lavorano sempre. Tutto si può dire di loro, tranne che sono degli sfaticati. Ti dirò di più, loro si farebbero ammazzare per il proprio lavoro. Che coincidenza. Ma manco se ci fossimo messi d'accordo, io, tu e loro, per vederci sotto casa sarebbe andata così. Beh, saremmo stati probabilmente comunque nel posto sbagliato, al momento sbagliato, con le persone sbagliate. Però è strana la vita. Sì, perché se io e te ci fossimo sentiti al telefono, invece di vederci sotto casa, ora staremmo qui a parlare delle vacanze fatte in Grecia. Oh, lo dicevo pure lo spot. Una telefonata ti allunga la vita, noi niente proprio. Ma secondo te, qualcuno se ne è accorto che io e te in Grecia non ci siamo mai arrivati? Ehi, come? Non ti ricordi quello che è successo? No, io mi ricordo che ci fu un casino pazzesco e poi il silenzio assordante. No, quello che è successo dopo. Ah, dopo? Eh, immagino. Scommetto sarà andata così, ci saranno state le solite passerelle. Sì, i soliti finti abbracci. Le solite frasi di circostanza. Le lacrime a buon mercato. E sicuramente avranno detto che bravi ragazzi che erano. Peccato si trovassero nel posto sbagliato. Al momento sbagliato. E dopo 2 minuti, adesso però ci colleghiamo con la casa del grande fratello. Che tristezza. Dici che anche per noi è andata così? Secondo me sì, o meglio... secondo me va così per tutti quelli che si trovano nel posto sbagliato al momento sbagliato. Che peccato però. Per noi dici? No, per tutti quelli di cui non si parla più. Cioè, alla fine volevamo andare in Grecia. Ci saremmo fatti la nostra vacanza, ci saremmo rilassati. E perché no? Magari ci saremmo anche potuti trasferire lì, costruirci un futuro lì. Anche costruirci un futuro e basta. Alla fine un viaggio volevamo fare. Mamma mia, tu hai sto maledetto vizio di dover organizzare tutto, persino di notte in macchina da soli. Mamma mia. No, no, aspetta Gigi. Te la vuoi prendere con me? Ma perché mo la colpa è mia? Ti posso fare una domanda? Ancora? E vedi come reagisci. Ogni volta che ti faccio questa domanda fa sempre così. Rispondi. Ci pensi mai al fatto che se io e te quella maledetta sera non ci fossimo incontrati sotto casa, forse saremmo andati in ferie? No, non ci voglio pensare, non ci penso più, ho smesso di pensarci. Se molli pure tu è finita. No, non voglio mollare, ma non siamo stati i primi e non saremmo gli ultimi. Perché secondo te è normale che due amici si incontrano sotto casa e devono rischiare la vita? Noi ci trovavamo nel posto giusto, nel momento giusto. Loro si trovavano nel posto sbagliato, al momento sbagliato. E sono 18 anni che parliamo sempre delle stesse cose. Secondo te è cambiato qualcosa? Rassegniamoci. No, non ci rassegniamo. Facciamo così, prendiamocela con qualcuno, eh? Con chi ce la vogliamo prendere? Vediamo, con Dio, eh? Con i kamikaze, con lo Stato, con gli alieni, con l'universo, con chi t'avamo piglià? Ma tu non ci pensi mai alle nostre famiglie, ai parenti, agli amici, ai nostri cari? Come non ci penso? Francamente non riesco neanche a capire come facciano a trovare una motivazione per andare avanti. E invece devono andare avanti. Pagherei per vederli l'ultima volta, solo un minuto, per dirgli di andare avanti, di lottare, di non rassegnarsi, anzi, di far uscire tutti allo scoperto.
Solo così potremmo stare nell'unico posto giusto. Gigi, ma qual è sto posto giusto? Nella mente, nei ricordi di tutti, ora, per sempre. Giusto. Hai visto come hanno ascoltato adesso? Per 5 minuti sono stati in silenzio. E abbiamo riportato un po' di attenzione su tutti quelli come noi. Come noi? Come? Tutti quelli che non sono andati in vacanza. Vabbè, Paolo, dobbiamo andare, è tardi, eh. È vero, Gigi, domani sveglia all'alba. Adesso possiamo andare in Grecia. Avete avuto modo di apprezzare questa esibizione di Gigi e Ross, che hanno avuto la capacità di raccontarvi qualcosa di inedito, qualcosa che forse di Napoli non conoscevamo. Io li chiamerei qui sul palco insieme a Claudio Tortora, che è il direttore artistico del Premio Charlot. Salve. Ciao, buonasera. Complimenti. Buonasera. Ciao, grazie. Complimenti, per voi c'è una sorpresa. Salve. Tutto bene? E no, il direttore artistico Tortora leggerà la motivazione. A Gigi Ross per la duttilità artistica, la pungente ironia e la brillante capacità di analizzare stereotipi, tendenze, vizi e virtù della complessa società italiana. Congratulazioni. Grazie. Premio Tulipano 2019. Grazie a Gigi Ross. Premio grazie. Arrivato, la consegna. Vuoi il mio? No, eccolo. Ah, ok. Grazie a tutti, grazie, soprattutto. Ce ne sono due. Grazie, grazie. Grazie mille. Grazie a voi, grazie a tutti. E allora, la nostra Metis. Torno sta da arrivando. Te. Prossima premiazione, stiamo per decretare il vincitore della giuria di varietà e a farlo sarà la madrina della giuria di varietà, Janet che De Nardis. Carissima amica, Janet. Benvenuta. Buonasera a tutti, grazie infinite. Benvenuta. Per questo invito. Buonasera. Allora, raccontaci come sono andate queste giornate. Noi siamo stati 2 giorni al cinema con tutta questa giuria di varietà che sono più di 150 persone, varie età e varie professionalità del mondo dello spettacolo. Ma devo dire che sono state 2 giornate davvero molto emozionanti, perché abbiamo visto i corti finalisti e anche quelli fuori concorso. E più di qualche volta ci siamo emozionati, insomma, qualche lacrima tante è scesa. Lacrime, la verità. Ovviamente anche tante risate, perché i tanti artisti, registi che hanno partecipato a questo concorso sono stati bravi a rendere le emozioni sotto tutte le sfaccettature. Quindi davvero complimenti ai giovanissimi che hanno partecipato a questo concorso e soprattutto vorrei dire che è importantissimo quello che è stato fatto con questo festival e quindi è importante sensibilizzare a tutto quello che riguarda un mondo che al di là di ogni retorica è insomma in un momento che ha bisogno di grande aiuto. Condivido Janet. Grazie, e con l'occasione Janet. Mi piace ringraziare i nostri vicepresidenti di giuria che sono lì, Paola Dei, Catello Masullo, Massimo Nardin, Franco Mariotti, sono i nostri critici cinematografici che ci aiutano a trovare le opere anche fuori concorso e a conoscere meglio non soltanto gli interpreti di questi cortometraggi ma le tematiche che andiamo ad affrontare. Scopriamo siamo pronti chi per ha la vinto. Premiazione. Scopriamo il vincitore, ovvero il più votato dalla nostra giuria di varietà. La giuria di varietà decreta vincitore del premio Sorriso Diverso di Varietà La goccia e il mare di Daniele Falleri. L'aiuto? Saresti così gentile da darci un passaggio fino al comune? È una questione di vita o di morte. Abbiamo ospiti. C'è anche lei. La rottura è che una volta all'anno mi tocca fare l'handicappato. I mortacci! Ma che mi stanno a prendere per culo? Ma questa non è la mia. Infatti,
è la nostra. Il signor Pallottini! Dottoressa Maccabruno! Ma vedo che su di lei la fisioterapia ha fatto miracoli, eh! Dottoressa Maccabruno! La goccia al mare di Daniele Falleri, salite qui sul palco. Vi attendiamo insieme a tutto il cast che ho visto. Benvenuto, ciao Daniele. Grazie. Ciao. Un bacio solo di là. Auguri, Daniele, complimenti. Complimenti, complimenti ragazzi. Grazie. Ciao, complimenti. Ciao, 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 ciao Valeria, ciao. Quanti siete? Tutti al centro e tutti più avanti? Sì. Tutti qui. Fatevi vedere. Davanti, avanti, avanti. Ok, ecco, adesso è acceso. Ok, grazie. Questo è il mio cast, il mio splendido cast. Eccoli, ci tengo a presentarli tutti. Gianclaudio Caretta, Riccardo Polizzi Carbonelli, Francesco Stella, Ilaria De Rosa, Valeria Graci e Smalen Baie. Io ringrazio tutti, anche tutti quelli che non ci sono, i tecnici che hanno lavorato a questo corto per realizzare questo, perché è sempre un lavoro di squadra. Sono molto emozionato, non me l'aspettavo. Grazie Daniele, un corto davvero esilarante che ha buttato giù tanti pregiudizi. Complimenti a tutti. Grazie. Grazie, il più votato dalla nostra giuria di varietà, premio della giuria di varietà. Grazie, guarda, dedico questo premio, oltre a tutti loro, a mio padre, che è il presidente del mio fan club, che ha un solo membro, lui. Grazie. Grazie ragazzi, in bocca al lupo. Grazie e complimenti, complimenti ancora. E allora Metis, il prossimo ospite è uno dei cantautori più rappresentativi di questo nuovo mondo musicale che si sta imponendo, e lui pensa che si è affermato nell'ultimo festival di Sanremo e ha vinto un premio molto particolare, quello per il miglior testo, il premio Lunezia. Enrico Nigiotti canta Nonno Hollywood. Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere, non c'è modo di cambiare quello che non ti va bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi ha lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile, una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare. Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò, non dormirò. Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò e non lo so. Quanto è bella la campagna e quanto è bello bere vino. Quante donne abbiamo guardato abbassando il finestrino. La ricchezza sta nel semplice, semplice, nel semplice sorridere in un giorno che non vale niente e sembra un po' il secondo tempo di una finale da scordare. Come un taxi alla stazione che non riesci a prenotare. Siamo ostaggi di una rete che non prende pesci, ma prende noi. Nonno, sogno sempre prima di dormire, cerco di trovare un modo per capire. Corriamo tra i sorrisi dei colletti giusti, ma se cadiamo a terra poi son cazzi nostri. La vita adesso è un ponte che ci può crollare. La vita è un nuovo idolo da scaricare. Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò, non dormirò. Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non lo so. E quindi mi tengo stretta addosso i tuoi consigli, perché lo sai che qua non è mai facile per chi fa muso contro ancora. E quindi per ogni volta che vorrò sentire
occhi su questa realtà. Nonno mi ha lasciato dentro un mondo a pile, una generazione che non so sentire, ma in fondo siamo storie con mille dettagli, fragili e bellissimi tra i nostri sbagli. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare. Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò, non dormirò. Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò, non dormirò. Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò e non lo so. Grazie. Grazie. Enrico Niggiotti. Enrico Niggiotti. Ciao. Buonasera. Enrico, benvenuto. Buonasera. Grazie. A tutti, ovviamente. È un piacere averti qui, perché veramente sei portatore sano di sorrisi, di racconti d'amore e anche di tanta determinazione, perché devo dire che questa tua carriera è stata frutto di una grande determinazione nei confronti della musica. Tutti questi incontri della tua vita, tu non hai mai smesso di voler raccontare il tuo punto di vista. Cioè, non ho, più che altro non ho mai smesso di crederci, che è ancora più importante, secondo me. Anche ora che sono tutti questi ragazzi che portano le loro passioni, fondamentalmente è un mondo che ci spinge un po' a fermarci. Invece... E sono quei ragazzi che prima si incontravano nel cortile e oggi invece si incontrano nei centri commerciali. Sì, l'importante è incontrarci, secondo me, sempre. L'incontro è... E poi è un tributo al nonno. Sì, no, è stato più che una canzone, è sicuramente una... È un diario, cioè una lettera di un diario. È l'unica canzone che forse per adesso sarà sempre una canzone moderna per me, attuale, perché anche fra 30 anni mi mancherà lo stesso il mio nonno. Quindi sono quelle cose così. E allora? Grazie per averci donato questo anche pezzettino. Anche per te c'è una sorpresa, è vero Metis? Vorrei chiamare sul palco Elda Viggini, che è una grande attrice, nonché portatrice sana di sorrisi. Buonasera, complimenti. Buonasera. Enrico. E amica del festival, ciao Elda. La motivazione di questo premio Tulipano 2019 per te è Penna, tra le più raffinate, impegnate e brillanti della nuova generazione cantautoriale italiana. Scrive, compone e interpreta con verace trasporto e con uno stile autenticamente e orgogliosamente diverso. Complimenti Enrico. Grazie. Tulipano 2019, Enrico Niggiotti. Grazie. È dato. Bene. Il compito. Dovevo darglielo io, però sì, te l'ha dato lui, perché siamo diversi su questo palco, dovete sapere la diversità. No, ma è colpa, anche... signora, ecco. Un abbraccio di rito allora, quello che si va può bene. Fare. Che è un va bene, d'affetto. Complimenti. Arrivederci, grazie. Grazie. Tulipano 2019, Enrico Niggiotti. Grazie Enrico, grazie. Tutti, grazie. Grazie per averci portato un pezzo di te sul palco. E allora, è arrivato un bel momento adesso? Direi di sì, perché finalmente richiamiamo sul palco la nostra madrina. Lorella Cuccarini. Eccomi. Buonasera a tutti, Lorella. Grazie. Buonasera. Grazie per essere... Buonasera, tanto io sono di casa qui, quindi proprio mi muovo con grande dimestichezza. Se dovessi fare un viaggio nel tempo, facciamo la moviola, quali sono le immagini alle quali sei più legata, quelle che ti riaffiorano per prima nella mente? Ma guarda, sono talmente tante in 34 anni, sono veramente tanti i momenti. Io credo di non aver mai lavorato in vita mia, perché ho avuto la grande fortuna di trasformare la mia passione in mestiere. Questo è quello che io auguro a tutti i giovani, perché penso che quando si riesce veramente a trasformare la propria passione nel proprio mestiere si faccia bingo nella vita, per cui questo è successo a me. Sicuramente l'inizio, fantastico. Il debutto fantastico nel 1986, perché lì è partito, quello è stato il secondo in realtà, ma insomma è stato sicuramente il momento in cui è partito tutto. Poi il debutto in teatro con Grease, perché è stato uno spettacolo che mi ha dato tante soddisfazioni, e forse
completamente diverso, diciamo, come tipologia di spettacolo, però forse la prima edizione di 30 ore per la vita. Lorella, da ben 25 anni sei al timone di 30 ore per la vita, una maratona benefica che ti ha dato tantissime soddisfazioni, ma quanto ti ha arricchito e soprattutto quanto ti ha cambiata negli anni? Io credo di essere cambiata moltissimo come donna, come mamma, perché quando tocchi con mano tante realtà diverse, scopri il mondo del volontariato, dell'associazionismo, i medici, i malati, i parenti, le famiglie che sono intorno a queste persone e ti rendi conto che quel grazie che ti dicono in quel momento è un grazie sincero, perché effettivamente attraverso quello che realizzi puoi cambiare anche poco la vita di una persona che è in difficoltà, credo che sia un'esperienza bellissima. E quindi sì, 25 anni, sono veramente onorata, insomma, di aver fatto parte di questa esperienza. Beh, sicuramente. Grazie. Tantissime sono state le soddisfazioni e sicuramente i progetti non finiscono qui, perché ne hai tantissimi in cantiere. Assolutamente, siamo ragazzi, quindi figuriamoci, abbiamo ancora tutta la vita davanti, no? Cara Elena. E allora, vogliamo vedere questo piccolo video? Siamo diversamente giovani. Assolutamente. Sì, compresciamolo insieme. La mia mamma dice che io sono il suo principe azzurro, ma qualche volta piange di nascosto. In quei momenti alle favole non ci credo più, perché la sclerosi multipla non è contagiosa, ma fa soffrire anche me. La sclerosi multipla non è contagiosa, ma ferisce tutta la famiglia. Aiutaci a realizzare per loro una rete di protezione in 50 città italiane. E questa rete di protezione, questa è l'ultima, è l'ultima campagna che abbiamo fatto, anzi io ne approfitto per ringraziare la RAI, perché insomma sono tante le edizioni che abbiamo fatto attraverso poi tutti i programmi che ci hanno ospitato. Lorella, per ringraziarti anche di questo tuo impegno sociale, che è una parte della tua vita, volevamo far salire sul palco il vice direttore del TG1, Angelo Polimeno Bottai. Accogliamolo con un applauso, benvenuto. Buonasera a tutti, buonasera. Direttore. A lei il compito Benvenuto. Di leggere la motivazione con la quale premiamo Lorella Cuccarini. Premio Sorriso Diverso della 12ª edizione del Festival Internazionale del Film Corto Tulipani di Seta Nera. Lorella Cuccarini ha saputo trasformare con ammirevole impegno e granitica determinazione una passione in un mestiere. Per i prestigiosi traguardi professionali raggiunti, per l'impegno profuso a sostegno di nobili cause sociali, per il garbo e l'eleganza e la sensibilità con cui ha saputo far breccia nel cuore del pubblico che l'ha incoronata incontrastata icona del mondo dello spettacolo italiano. Grazie. Complimenti. La consegna del premio ufficiale la facciamo fare direttamente a lei, direttore. Grazie mille. Complimenti. Il nostro impegno, di cuore. Impegno nei tuoi confronti, nel seguirti. Grazie per essere stata nostra madrina, ma anche da parte nostro del presidente festival. Diego Righini, ecco, consegna i fiori a Lorella Cuccarini. Grazie ancora, buona serata, grazie. Grazie, serata, grazie Lorella, Lorella, grazie direttore. Grazie mille. Bene, Metis. Chi ci raggiunge sul palco adesso? Un ospite d'eccezione. Pino Insegno! Guardate che cosa ha dovuto fare per essere diverso questo ragazzo. Oggi ho vinto due premi, il premio della diversità e della sessualità, tutte e due. Questo giovane sex symbol italiano che forse avrete già visto. No, ma è vero, è successo girando un film nello Yucatan. Guarda, anche la serie. Allora, scusate, perché non è possibile che io stavo nello Yucatan a Cisinizza? E c'era Al Pacino e Robert De Niro che aspettavano, lo sai come quando ci si mettono loro due insieme, stringi, mi hanno detto, sono salito, ho preso una storta, col motorino. Cioè io ho fatto più di 1000 puntate in televisione con la premiata ditta, senza, con trucchi importanti, ma io assomiglio sempre a Pino Insegno. Se io nascevo Alessio Boni mi morivo di fame, perché non cambio, cioè la mia faccia resta questa. Poi modifico con la voce, ma la faccia è questa, parrucche di migliaia di euro, e Lorella Cuccarini li sa, ma in testa a me sono gatti morti, tutti. Ma è vero, non cambio mai. Allora, 2-3 stagioni fa ho fatto tale e quale show, ok? Lì ci sono i truccatori più belli e più bravi del mondo, 6-7 ore di trucco,
mettendo aggiunte importanti, facendo il calco della faccia. Adesso vi faccio vedere qualche interpretazione visiva e voi dovete indovinare chi ho fatto. Nessuno l'ha mai indovinato. E questo è... Questa è la prima puntata. Dopo che l'avevamo fatto giovane, sembrava un impiegato statale, che è tutto rispetto, ho detto facciamo l'anziano. Chi è? Pino Insegno da anziano, no? No, questo è Johnny Torelli che imita Pino Insegno. Da anziano però. Sì, da anziano, no, non si capisce, ma andiamo avanti. Vediamo il prossimo, la prossima puntata. Ecco, vabbè, so io, questo... so io. Non è Louis Armstrong, so io con la faccia da mela cotogna, ma guarda che trucco, è durato tanto. Guarda gli occhi, mi riconoscono pure che ha la sciarpa, perché io non ce l'ho gli occhi. Quando per strada mi chiedono, Pino, facciamo una foto, no, rifacciamo che è venuto con gli occhi chiusi. No, so questi, non ce l'ho. Non ce l'ho, non posso, anche di fronte alla cinepresa, questi c'ho, non posso stare così, mi faccio, mi dovrei far blefaro, ma non c'è, ecco lì, cioè non è, poi la cantavo e facevo, ah, c'è trees, magari gli assomigliava un po', ma prendevo cinque. Ecco, giusto perché c'ho lei vicino, chi è? Chi è? Arbano e Romina, quanti quell'altro, levate il vino. Arbano e Romina fuori. Questo è Arbano e Romina, questi sono i Pianella. E lui è Edoardo Pianello. Edoardo mi ha chiamato dopo l'esibizione e ha detto: Pino, se lo rifai un'altra volta, te denuncio. C'ha ragione. Ragione. C'ha ragione. Andiamo avanti. Ecco, questo non assomigliava a nessuno. Carlo Conti, tanto non indovinava. Questo non so, ricordava manca la madre che aveva fatto. Questo è quello che cantava Ramaia. Cucucu Ramaia. Africa Simone, che nessuno sa com'era. Perché ho detto: Pi, fallo, tanto nessuno se lo ricorda. Andiamo avanti. Ecco. Mo, 8 ore di trucco. Chi è? Chi? No. Ma che Massimo Boldi, cantanti, andiamo bene. Chi è? Nessuno. Bobby Solo, no. Fausto Leali, no. Toto Cotugno, no. Neanche. Tullio d'Episcopo. Ma non è colpa dei truccatori, sono bravi. So io. Non mi entrano neanche i lenti a contatto, per questo ho messo occhiali. Non mi entrano, non c'entrano. Che devo fare? Andiamo verso il finale, questo, ecco, queste sono state 13 ore di trucco, vere, perché io feci il GB Show con l'Allegra Brigata all'epoca, perché si faceva televisione su Rai 1 quando c'erano vivi tutti, pensate, non era difficile, se eri bravo Carinei ci venne a vedere, portò Bramieri, Panelli, eccetera, ci fecero fare con loro e lì incontrai fra i Walter Chiari, che adesso Boni ha fatto magistralmente, e tutti gli altri, incontrammo che parlava al grande Aldo Fabrizi e Pacialoni, dico vestitemi pure da rugantino perché non sono bastate 14 protesi addosso, comunque gli ho, sono sempre io, però mi piaceva quando lui cantò questa canzone 20 secondi perché insomma è bello appena torna dentro casa, no? È vero? Perché la donna è sempre bello venirla vicino, è bello avere una donna dentro casa, una rondine indifesa, che hai preso sotto al tetto, magari fa la cretta sulla spesa, ma poi te dà un bacetto. Il bacio coniugale è sempre un'anticamera amorosa, una donna dentro casa è un'altra cosa. E questo era poi il grande Aldo Fabrizi, con tutto il rispetto, con tutto il rispetto, però siccome siamo qui per chiudere a festeggiare il cinema, i corti, per questo mi avete chiamato, i corti, poi io poi ho cominciato il doppiaggio, vorrei provare a doppiare questo nostro amico giornalista, vorrei che tu dicessi una delle frasi più belle che credo Alessio conosca, perché è tratta da Cime tempestose, quando Laurence Olivier, avendo lei morente tra le braccia, gli dice: non posso vivere senza la mia vita, non posso morire senza la mia anima. Quando ti tocco, tu vai e proviamo a doppiarti. È un esperimento. Sì, dai. Ma pronto? Non posso vivere senza la mia vita e non posso morire senza la mia anima. Hai capito? Ho superato la prova. Poi, pausa. Ci ricomponiamo allora. Dimmi. No, pausa per tagliare. Dobbiamo chiamare chi ti premia però, sai? Sì, aspetta che mi alzo, posso alzare in piedi un po'. Ma che leggio? Vitale! Oh, un'altra che c'ha una voce leggerissima. Amica del festival, attrice e sceneggiatrice, io vado a prendere le stampelle. Che bello dargli il premio.
Cioè, non so io che il gioco lei... delle voci, capito? Facciamo. Esci da questo corpo. Il mio tesoro. Pensa, la chiami la mattina e gli dicono: mi passi tua sorella, per favore. Voce. Ciao tesoro, vai. Ciao, sono ben lieta di leggerti la tua motivazione. Pensa a una scena di sesso che è lei che esce fuori, cioè. Un ruzzo generale. Personalità vulcanica. È vero. Verace simpatia e travolgente vero. Carica umana. Sì. Fuori classe del mondo del doppiaggio, mattatore televisivo e attore teatrale di lungo corso, ha saputo centrare traguardi professionali di alto livello. È vero. Palesando in ogni circostanza come la sua multiforme e completa preparazione artistica. Come Biasi Marti. E l'ho buttata. Premio Tulipani 2019 a Pino Il Segno. Lo consegniamo? E la consegniamo? Consegniamo sì. Anche il premio. Beh, te lo do. I momenti difficili. Te lo do pure se sei della Lazio, guarda. Vabbè, ma quello si vive in una società multilaziale, per cui non è importante, parliamo di diversità. È la diversità ci unisce. Viaggiare in queste cose. Che cos'è? Che come nessuno ha avuto il coraggio di dirla sta cosa. È un tulipano. Questo stilizzato. Si chiama mai più senza. È un tulipano stilizzato. Sì. Sì, sì, un tulipano nero che si distingue a mezzo. Mai lasciarlo sulla sedia. No, 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 però si rompe, grazie, grazie Alessio. No, ormai possiamo andare in giro per paesi, ma senza fare i duellanti o chissà che. Un microfono come a Ferrara, io e lui. E via così, a Porariccio, ho 74 anni, ancora gliela fa. La conosco da 43 anni, era già grande. Ci provai di fronte alla sua grande mamma, la Poccetto, c'era 18 anni, lei si girò e se ne andò. Finita. Però ha sposato un mio caro amico, per cui prima o poi ci casca. Ricordati che sei un uomo impegnato. No, grazie davvero. E poi voglio vedere chi porta il premio e chi è sta pelle. Allora, il premio... Un premio. Grazie tesoro. Io. Grazie. E ora torno. Tornerò rappresentando Riccardo III. L'inverno del nostro scontento si è tramutato in torri d'estate. Grazie a Pino Il Segno. Questo... Ciao, grazie! Pino Il Segno, Tulipano 2019. Beh, prova superata. È impegnativo Pino Il Segno. Ti è toccato fare il doppiaggio. Vabbè, ci voleva una cavia. Siamo arrivati al nostro gran finale. Eh beh sì, Metis, è il momento di chiamare la presidente della giuria, Caterina D'Amico. Accogliamola con un applauso, Caterina D'Amico. Una donna che ha ricoperto tantissimi ruoli, è un punto di riferimento nel cinema, ha cresciuto tanti giovani professionisti nel mondo del cinema e dello spettacolo. Benvenuta Caterina, accogliamola Benvenuta, con un Caterina. Applauso. Sono in ritardo perché ero con Pino Il Segno. Lo so, fa così. Ha bloccato anche lei. Ha bloccato anche me, è implacabile. Siamo arrivati finalmente al decretare il nostro vincitore. Carlo ci ha raccontato che siete stati tutti d'accordo nel decretarlo. Beh, sì, siamo stati, ritengo, quasi tutti d'accordo. E quindi, in ultima analisi, dobbiamo premiare il miglior film, che magari non sempre coincide anche con il tema più forte o l'affermazione più interessante. Devo dire che quest'anno, almeno a mio giudizio, invece tutte le coordinate si toccano, congiurano e abbiamo un film molto bello. Leggo prima la motivazione. Per il racconto attento e sensibile dello smarrimento di un adolescente alla ricerca della propria identità, turbamento, violenza e dolore sono rappresentati con sincerità e al tempo stesso con pudore, raggiungendo momenti di autentica commozione. Vince il premio per il miglior cortometraggio della 12ª edizione del Festival Internazionale del Film Corto Tulipani di Seta Nera, due volte, di Domenico Onorato. Posso venire pure io?
Ave Maria, piena di grazia. Ave Maria, aiutami, che io non so più niente. Cosa ci faccio qua? Ho sempre paura di tutto e non posso dirlo a nessuno. Cortometraggio della 12ª edizione del Festival Tulipani di Seta Nera è Due Volte di Domenico Norato. Facciamogli ancora un applauso, lo invitiamo qui sul palco. Speriamo sia in sala. Eccoci. Eccolo qui, benvenuto. Grazie. Ciao Domenico. Grazie, grazie. No, grazie, grazie a te perché è un bellissimo film. Grazie davvero, sono emozionato, grazie. Faccio entrare Diego Righini e Paola Tassone insieme alla consegna del premio al nostro presidente e la nostra direttrice nel consegnarti tutti insieme questo riconoscimento. Davvero grazie per aver trattato molti temi all'interno dello stesso cortometraggio: la violenza, l'omofobia, questa ossessione di registrare e mettere in rete tutto quello grazie. Che viene fatto. Davvero un corto da vedere, complimenti. Grazie davvero. Ma tu non ci dici nulla? Io vorrei ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile farlo, perché in realtà è un corto che è nato veramente dal basso, è stato fatto con un crowdfunding. Sui titoli di coda si vede, ci sono centinaia di persone che ha donato 10 euro, 1000 euro, 100 euro, 5 euro, amici delle elementari che si sono fatti vivi, e lo devo a loro e a tutta la troupe. Il lavoro e di quindi squadra. Ancora una volta si dimostra che si può. Si può, è una storia che avevamo scritto 4 anni fa, però era una storia che avevo davvero bisogno di raccontare quando c'è un'emergenza che persiste, qualcosa credo che arrivi alla fine. Una bella storia di determinazione, complimenti. Grazie. Complimenti ancora a Domenico. Consegniamo il premio e chiediamo a Diego Righini di fare un piccolo bilancio di questa 12ª edizione. Ah, molto piccolo, innanzitutto grazie a tutti, grazie soprattutto ai registi da parte mia e di Paolo Tassone, grazie a tutti gli ospiti che abbiamo avuto, che hanno fatto interpretazioni molto belle su questo palco, e posso solo che dirvi ci vediamo il prossimo anno alla 13ª edizione del Festival Internazionale del Film Corto Tulipani di Seta Nera. Allora diamo l'appuntamento al nostro pubblico alla prossima edizione, alla 13ª edizione del Festival dei Tulipani di Seta Nera. Grazie L'Oscar e buonanotte. L'Oscar del Cinema Sociale. Buonanotte. Buonanotte.